cresce l'attesa per la Messina Marathon 2019, pochi giorni al via, tante le novità di questa edizione. Sì, le novità, siamo all'undicesima edizione, sempre con tanta fatica, ma ci siamo. Le novità sono tante, ma dettate questa volta dalle leggi, diciamo, che ci hanno, tra virgolette, diciamo, obbligato, ovviamente per le nuove normative di sicurezza e di safety, a ridurre il percorso in un circuito di 5 km. Per carità, dico, è tutto da vedere, è un esperimento, d'altronde ci dobbiamo adattare all'evoluzione di quello che può essere pure la legge, ovviamente, che è molto stringente da un punto di vista, ecco, della sicurezza, giustamente, per carità, quindi noi siamo tranquilli da questo punto di vista, però ci siamo stati obbligati a ridurre la linea di percorrenza della maratona, tant'è vero che la maratona sarà su 8 giri da 5 km, 274 metri e mezzo per la precisione, mentre la mezza 4 giri e la Shakespeare 10 km, cioè 2 giri. Questa è la novità, che può essere vista pure da un certo punto di vista pure bene, perché passano gli atleti più volte sotto il traguardo, sono sempre, diciamo, spinti dai propri tifosi. Ecco, da questo punto di vista un circuito è molto corto e molto più controllato, e quindi da questo punto di vista siamo più, diciamo, più tranquilli. Certo, chi è abituato a fare maratone in linea oppure due giri grandi da 21 km o quattro giri da 10, questa volta si deve abituare a 8 giri, che è una cosa nuova. Ecco, questa è la novità. Bisogna vedere come si prende, come si interpreta. Ovviamente noi siamo ligi alle leggi, scusate il gioco di parole, però la legge ci impone determinate clausole che dobbiamo rispettare e che è giusto rispettare, perché si riguarda la sicurezza degli atleti e quindi realizzazione di piani di sicurezza e piani sanitari, e ci mancherebbe altro, dove c'è l'incolumità degli atleti e del pubblico, quella è la cosa più importante. Quindi ci siamo adattati e facciamo questo esperimento quest'anno, vediamo come va e vediamo, non possiamo giudicare prima, vediamo a cose fatte. Partenza e arrivo da Piazza Unione Europea e transito poi degli atleti presso i luoghi storici del centro città. Sì, giustamente, come sempre, il nostro quartier generale è il comune, e partenza e arrivo a Piazza Unione Europea. Abbiamo cercato di fare il percorso, di passare dove ci è stato consentito, quindi in Piazza Duomo, poi Viale San Martino, Viale Garibaldi, quindi i posti più, diciamo, i posti centrali. Ci è dispiaciuto parecchio non poter passare in Marina quest'anno, perché, ripeto, per questioni di sicurezza e di incolumità degli atleti non siamo potuti passare in Marina, che è uno dei punti belli della città, e questo ci è dispiaciuto molto, però purtroppo siamo stati obbligati da quello che appunto la legge ci costringe a fare, giustamente, però ecco, abbiamo cercato di fare un percorso più possibile nei limiti che ci sono stati, tra virgolette, dati, un circuito abbastanza, diciamo, piacevole, o quantomeno nei luoghi della più diciamo centrali, col Duomo e la parte centrale della città. Prima maratona in Sicilia, tra le prime dell'anno solare, la scelta del mese di gennaio ormai consolidata. Sì, è consolidata perché è un mese dove c'è fame di gare, si viene dalle vacanze di Natale, quindi si smaltisce pure, però è una data consolidata, sì, perché è una gara invernale che piace a molti, poi le gare di lunga distanza col freddo, che da noi il freddo, a parte, diciamo, queste giornate, ma è sempre relativo, quindi anzi è l'ideale per correre le maratone. Già arrivare ad aprile, maggio era pesante, ricordo la prima edizione a maggio è stata molto molto pesante, poi piano piano ci siamo assestati su questa data che è la più idonea penso che non ci sposteremo più. Appuntamento a domenica 13 gennaio. Sì, aspettiamo tutti, atleti, tifosi, cittadini, venire a tifare, venire a vedere questo, anche perché ci saranno pure, è aperta pure ai diversabili, faremo delle gare per, diciamo, specifiche per loro, quindi sarà un bel evento, è sempre la gara della città, la maratona della città di Messina.